Ci siamo un po', dai. Buonasera ragazzi, bentornati ad un altro video. Questa è la parte 2. Avevo filmato appena adesso un altro video, la parte 1 degli endomorfi. Adesso voglio filmare quello degli ectomorfi. Mi sono tolto la felpa perché così almeno non è tutto uguale, però fa un freddo assurdo, vabbè. Sto andando su una tangente, scusatemi. Allora, parliamo degli ectomorfi. Ripeto, come ho detto nel video scorso, a me non piace particolarmente il modello dei somatotipi. Mi sembra un pochino semplice provare a metterci tutti noi, tutte le composizioni fisiche, tutta la genetica che esiste in tre semplici somatotipi, appunto endomorfo, ectomorfo e mesomorfo, anche perché ognuno di noi, a parte che abbiamo tutti una genetica diversa, ma in più sicuramente per forza di cose molti di noi o la più parte tra noi non appartiene solamente a una di queste tre classi, ma siamo un mix di tutto, magari sei il 50% endomorfo, 40% ectomorfo, allora però se iniziamo a mischiare capite che magari non ci sono solo tre classi di individui. Per questo mi piace tanto il modello, ma un sacco di domande ricevo su questi argomenti, quindi ho pensato di chiarificare e di farvi capire se siete ectomorfi cosa dovete fare, ve lo dico subito. Cos'è il problema degli ectomorfi? Gli ectomorfi di solito sono di costituzione abbastanza magra, piuttosto mingherlina, e la difficoltà maggiore è mettere su peso e mettere su massa muscolare. Di solito non avete problemi col bruciare grassi, non avete problemi di avere pancia o altro, avete problemi con l'aumentare la massa muscolare. Quindi in questo video vi parlo di questo. In termini di allenamento, la cosa principale che dovete fare è diventare più forti col passare del tempo. Per quale motivo? Perché se tu oggi fai 20 kg di panca piana e fra 3 mesi stai continuando a fare 20 kg di panca piana, vuol dire che tu non hai dato uno stimolo al tuo corpo maggiore e quindi il tuo corpo non vuole cambiare la forma, il tuo corpo vuole rimanere nel suo status quo. Non vuole diventare più grosso, quindi tu devi spingerti ad applicare il sovraccarico progressivo e devi diventare più forte. Come puoi fare questo nel modo più ottimale secondo la scienza? Colpisci ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana, quindi non uno, ma 2 volte a settimana, quindi ogni gruppo muscolare in multifrequenza. E provi a colpire tra le 10 e le 20 serie settimanali per ogni singolo gruppo muscolare, portato a una o tre ripetizioni, quindi una, due o tre ripetizioni dal cedimento. Fai questo ogni singola settimana, aumenti le ripetizioni, aumenti il carico e provi a progredire. Puoi utilizzare un daily undulating periodization, uno stile di periodizzazione dove se tu metti e colpisci ogni gruppo muscolare 2 volte, il primo giorno fai più forza e ti concentri con i carichi più pesanti, il secondo giorno fai più ipertrofia e riduci un pochino i carichi. In questo modo stai allenando sia le fibre tipo 1 che le fibre tipo 2 e col passare del tempo in teoria riusciresti a progredire un pochino più rapidamente. Magari se tu sei principiante e non capisci quello che sto dicendo, ti consiglio di andare giù a vedere i miei programmi gratuiti sul sito, capire più o meno come sono strutturati, provarne uno e vedrai che capirai sempre di più. Questo è per quanto riguarda l'allenamento. Per quanto riguarda la dieta, questa è la cosa principale per gli endomorfi. Voi dovete per forza di cose mangiare di più se volete vedere la massa muscolare che cresce e anche il vostro peso che cresce. Magari mi dirai: sì, ma mangio tantissimo, non ce la faccio. La risposta a tutto, l'unica soluzione è aumentare le calorie. Quindi, se tu mi dici che stai mangiando tantissimo, però non stai contando le calorie, allora quella è la prima cosa che voglio che fai. Inizia a contare le calorie che consumi in una giornata e aumenti queste calorie, magari di 200-300 calorie. Vedi se il peso inizia piano piano ad aumentare. La difficoltà maggiore è che non avete appetito, quindi voi vi dovete per forza di cose imbottire di cibo e non volete più mangiare. Cosa fate? Ecco che entrano delle tecniche importantissime, tra cui calorie liquide. Fatevi degli shake, raga, buttateci dentro gli oats, buttateci dentro della banana, buttateci dentro del peanut butter, del burro d'arachidi, anche della Nutella, buttateci dentro un sacco di cose che voi potete poi tritare tutto e bervi in formato di shake. Ovviamente non a sostituire i pasti, ma tra i pasti vi fate anche questi shake, in questo modo prendete un pochino più di calorie. Un'altra cosa, invece di fermarvi a un piatto di pasta, fatevi un piatto e mezzo, fatevi 2 piatti di pasta per spingervi a mangiare sempre di più. Terza cosa, quello che fa Simon: se non riuscite a mangiare super cibi puliti, ovvero sempre pollo, riso, queste cose qua, dovete iniziare a mangiare dei cibi un pochino più sporchi, più densi caloricamente, del cioccolato, che può essere del burro di arachidi, avocado, quindi dei cibi che in termini di sazietà vi saziano di meno, in termini di densità calorica sono più densi, quindi con lo stesso volume riuscite a prendere più calorie. Questi sono i trucchetti che dovete utilizzare. Bevete meno acqua gassata perché l'acqua gassata vi toglie l'appetito, potete bere meno caffè perché il caffè vi toglie l'appetito, quindi dovete fare in modo che mangiate il più possibile. Non fate il digiuno intermittente se non fa per voi, perché se voi dovete colpire le calorie o non è molto intelligente che saltate completamente il primo passo della giornata, perché invece quel passo dovreste mangiarvi 2 scodelle di cereali e non una. So che in questo video non è stato così tanto scientifico, ma perché voglio farvi capire quello che dovete fare in pratica. Vi ho dato tutte le cose che dovete fare in pratica. Voi so che state pensando: ma questo cibo mi fa ingrassare, questo programma qua di allenamento
ragazzi, state alle basi, non pensate alle tecniche avanzate se non siete avanzati, dovete provare a rispettare la scienza, contate le calorie, l'alimentazione è tutto, dovete essere in surplus calorico per mesi e mesi, 6, 7, 8 mesi, vedete che il vostro peso sale, 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 aumentate le calorie, è la cosa più importante. Quindi per ricapitolare, se siete ectomorfi, la difficoltà è prendere peso, quindi con l'allenamento o seguite uno dei miei programmi gratuiti che trovate con il link qua sotto, oppure basta che ne impostate uno con voi con i movimenti composti, colpendo ogni gruppo muscolare due volte a settimana, facendo 10-20 serie per gruppo muscolare a settimana, divise appunto in queste due sedute. Potete includere daily undulating periodization, quindi fate una seduta più pesante, una seduta un pochino più leggera. Ogni singola serie però è portata molto vicina al cedimento, quindi da 1, 2, 3 ripetizioni dal cedimento. Ti fermi un attimino prima per non andare in overtraining, per permettere di prendere di forza, questa è la cosa più importante. Tempi di recupero con i carichi più pesanti, magari 2-3 minuti, carichi un po' più leggeri 1-2 minuti. Movimenti composti, controllate una scheda, mentre per quanto riguarda l'alimentazione dovete mangiare, se non sapete quanto state mangiando, scrivetevi giù sull'applicazione le calorie, tutto quello che ingerite, vedete quante calorie consumate, se il peso non aumenta, aumentate di 200 calorie, se non aumenta, aumentate di 200 calorie, se non aumenta, aumentate di 200 calorie, dovete continuare a fare in questo modo. Se non ci avete fame, non ce la fate, raga, shake, buttateci lì due banane e peanut butter, vedete che prendete peso, aggiungete i cibi più densi di calorie, anche i cibi più sporchi, ma quella è la cosa più importante. Detto questo, spero vi sia piaciuto questo video, se ti è piaciuto lasciaci un like, condividilo con un amico, grazie mille a tutti della visualizzazione, ci vediamo nel prossimo video, ciao! So how does it feel to let go?